Dal linguaggio parte tutto, dal nostro dialogo interno partono le nostre azioni. E oggi vediamo tre verbi fondamentali: devo, voglio e posso. Il dialogo interno ci accompagna tutti i giorni e ci fa prendere delle decisioni. A seconda di come ci parliamo, prendiamo le decisioni di fare o non fare, ad esempio. Quindi se ci diciamo che non è possibile farlo, ovviamente non lo faremo perché siamo convinti che non sia possibile. Oggi volevo allenarmi con te su tre verbi fondamentali che sono usati di solito molto male. Voglio, devo e posso. Perché sono usati male? Quando tu devi definire un obiettivo, quando noi dobbiamo definire un obiettivo, ci parliamo, ok? Quindi immagina di volere qualcosa e di avere un sogno, di avere un obiettivo anche molto ambizioso. Le persone hanno sempre dei sogni, hanno sempre degli obiettivi, hanno sempre dei desideri. Purtroppo però molti li cacciano sotto il materasso. Perché? E una delle ragioni è proprio il modo in cui raccontiamo quell'obiettivo e il modo in cui ordiniamo questi tre verbi. Di solito, infatti, quando le persone definiscono un obiettivo, l'errore che fanno, il primo errore che fanno è quello di farsi la domanda: beh, ma cosa posso fare io? No? Cosa posso fare io? È una domanda che però non deve essere fatta all'inizio, perché è quasi scontato che se tu hai un obiettivo abbastanza ambizioso, non puoi raggiungerlo subito, no? Immagina di voler correre una maratona e adesso riesci a correre al massimo 5 km, se ti chiedi subito cosa posso fare io, ti dirai: beh, posso correre solo 5 km e quindi mi arrendo. Ok? Molte persone si arrendono perché dicono: non è possibile. Senza contare che fuori dal potere che hanno non c'è il non potere, come pensano in molti, ma c'è il potenziale. Quindi noi possiamo crescere, possiamo correre 10 km, poi 15, poi 20. E quindi bisogna prima di tutto farsi un'altra domanda, una domanda che ormai viene vista quasi una domanda da bambini: ma io cosa voglio? Purtroppo gli adulti hanno perso l'abitudine di farsi questa domanda, che invece è fondamentale perché indica la direzione, no? Quindi chiedermi cosa voglio io e cosa non voglio più magari della mia vita mi aiuta a prendere decisioni, magari anche decisioni difficili, questo è ovvio, però decisioni che ci permettono di arrivare dove vogliamo, di vivere come vogliamo. Invece molte persone pensano che questa domanda sia quasi da egoisti, no? E che l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re, come dicono in molti, no? I proverbi non ci aiutano molto di solito. E quindi non si chiedono più cosa voglio, si chiedono: beh, cosa posso fare io nella mia vita? Posso fare poco? Va bene, allora vorrò poco. Questo non è un approccio a livello anche di dialogo interno molto promettente. Le persone che invece raggiungono grandi obiettivi o semplicemente raggiungono gli obiettivi che vogliono nella loro vita, spesso partono con la domanda: cosa voglio io? Ok? La prima cosa che si chiedono. E questo definisce la tua direzione. Poi non si chiedono subito cosa posso fare, perché quello ci aiuta solo a partire. Ok? Prima o poi dovremo agire. La madre di tutti i sogni è l'execution, ok? Non è certo solo il sogno e basta. L'execution deve partire da un potere e quindi da quello che possiamo fare, non possiamo inventarci cose che non possiamo fare. Partiamo, il primo passo sarà anche piccolo, ma poi costruiamo il nostro cammino. Ma la seconda domanda importante è: cosa devo fare io? Cosa devo fare io per arrivare dove voglio? Anche il devo è usato male nella nostra società. Se tu pensi al devo, cosa ti fa venire in mente? Di solito ti fa venire in mente un obbligo. Le persone si dicono devo tantissime volte quando ormai hanno definito obiettivi che stanno un po' stretti e si dicono: però lo devi fare perché ormai hai quel lavoro lì, ad esempio, oppure hai questa relazione. E il devo non è un obbligo, cioè è anche un obbligo ovviamente, però il devo usato bene nel dialogo interno deve indicare l'eccellenza, deve indicare la performance. Cosa devo fare per arrivare lì? Vuol dire quali sono le azioni migliori che devo fare per arrivare lì. Il devo è quindi una parola fondamentale per farti vedere come devi crescere, dove devi andare, no? Quindi se io devo correre la maratona e corro solo 5 km, cosa devo fare per correre una maratona? Domani devo correre 6, poi 8, poi 10, poi devo migliorare la mia alimentazione, poi devo comprare scarpe migliori. Vedi, il devo mi aiuta a capire dove devo arrivare, ok? Dove devo, come arrivo al voglio. Invece molti di noi usano il devo come gabbia.
e quindi si continuano a convincere che devono fare una cosa che magari non devono proprio fare, no? O almeno che possono evitare di fare col tempo se definiscono obiettivi migliori. E infine il nostro posto? Il nostro posto è importantissimo. È l'ultima domanda che però ci dobbiamo fare. E quando abbiamo definito la direzione e i passi che dobbiamo fare, dobbiamo iniziare, no? Execution importantissima. E allora dobbiamo chiederci, ok, per partire cosa posso fare io? Se io corro 5 km, non posso fare la maratona domani mattina, dai, è ovvio, no? Però posso correre 6 magari, e poi posso correre 7, 8. E quindi cosa posso fare io? Potrebbe essere, posso fare 6 km domani e poi posso correre 10 km tra 2 settimane. Questi posso mi aiutano a definire il mio potere attuale, però c'è anche un'attenzione al miglioramento data dal devo e c'è una direzione data dal voglio. Questo è il modo per utilizzare questi tre verbi e non certo come li utilizzano molti di noi di solito incasinandoli un po', dove il voglio sparisce, il posso definisce dove mettere l'obiettivo che diventa ancora più piccolo magari e sicuramente non desiderabile, e il devo che diventa un obbligo di solito in una società, ma che invece è un portatore di performance, è un indicatore della performance. E tu come utilizzi questi tre verbi? Come utilizzi nel tuo dialogo interno questi tre verbi? Ci hai mai fatto caso? Sei una persona che definisce cosa vuole, definisce qual è il cammino e definisce come partire subito e poi parte? Oppure una persona che ha molti obblighi in testa che magari si dovrebbe togliere? O sei una persona che non ha molti voglio, che li ha un po' nascosti? Fammelo sapere nei commenti, ci lavoriamo insieme perché il dialogo interno è ovviamente fondamentale.